Brasileiros, brutta sconfitta, no, brutta brucia, cioè, no? Alla fine è stata una partita di quelli. Comunque, sempre brutto perdere. Certo, certo. Dopo sì, sarebbe brutto, brutto, di più brutto perdere e giocare male. Oggi abbiamo giocato bene, siamo stati sfortunati perché ci siamo mangiati un sacco di gol. Gli avversari hanno giocato bene, però sono stati fortunati. Soprattutto me, nel secondo tempo. Perché noi veramente abbiamo avuto una sfortuna incredibile sotto porta. Però ci sta a perdere così, ci sta. Diciamo, ho saputo Cardella a secco di gol, ma molti pali. Ha preso tre pali. E quando non segna lui, la squadra un po' si demoralizza. No, vabbè, no, no, non è solo questo, perché comunque anche Tito ha fatto una buona partita, ma ha sbagliato pure lui. Caruso e tre pali, come si è comportato? No, bene, non gli sono arrivati molti tiri. Infatti, loro non hanno fatto tantissimi tiri. Secondo tempo hanno fatto due tiri e due gol, quindi. O tre tiri. Hanno giocato in contropiede, quindi. Comunque non c'è niente da preoccuparsi, ci può stare questa sconfitta, no? Sì, sì, se giochiamo continuiamo così, ora, i risultati arriveranno. Ora vi attende la Selecao, che è appena uscita sconfitta contro gli Sporting Manino. Eh sì, però no, contro la Selecao non avremmo né Caruso né Cardella. Attenzione, perché sono a Milano, quindi. Come colmerete le loro assenze? Vediamo se ci danno un portiere. Chiederemo l'articolo 11 nel portiere e basta. No, no. Questo. Ce la faremo, ce la faremo. Va bene ragazzi, qualcuno da salvare? No, penso Gabriele Di Sasso, che è tornato dall'infortunio. Sempre partite molto fisiche, molto attente. Comunque, super giù tutti nella media, dopo. Ma nessuno ha giocato male. Ma nessuno ha prevalso così ha giocato tanto. Va bene, allora ragazzi, vi ringrazio, ci vediamo ciao. Sabato. Grazie, ciao. Cardi. Bella vittoria degli Stokes, tra l'altro la seconda vittoria consecutiva. Oh. Eccolo qua, Capitan Rizzo. Ragazzi, raccontateci un po', dai. Abbiamo sofferto. Hanno preso due. Soffre sempre. Ci abbiamo messo le tercine l'altra volta. Carisma, guarda qui. Ma all'inizio diceva che ecco qua, Cardi. Invece di amministrare ci hanno recuperato. Però poi abbiamo reagito. Partita memorabile, quindi. Sì, ormai sono sempre memorabili. Vinciamo sempre di misura. Come si mette adesso la classifica per voi? Un po' interessante. Non dobbiamo guardare la classifica. Noi se guardiamo abbiamo guardato la classifica alla seconda giornata. Ci siamo emozionati. Ma pure voi la seconda giornata, cosa dovete fare? Il completino gelataio, vinciamo sempre. D'altronde con questo tempo un po' di gelati ci sta. Comunque, qualcosa da dire sugli avversari? Che vi hanno dato parecchio tiro da porta. Bellissima partita. Sono una bella squadra anche loro. Hanno fatto una bellissima partita. Complimenti. Però il calcio è così. I tifosi c'erano oggi? No, eravamo in trasferta. C'è contestazione. Ma sono abbandonati. Ma noi non abbiamo bisogno dei tifosi. Che dici? Bravo, il pane. Abbandoni. Ho capito. Migliore in campo? Luparelli. Quale dei Luparelli? Luparelli è Mirko. Ah, Mirko. Anche Paracino. Io no, oggi. Io no. Prossimo turno avete il Real Menabrea. Real Menabrea. La squadra di Vaccaro, Filippo Bruno. No, non li conosciamo. Comunque oggi hanno perso. Sono zona playout. Oggi hanno perso contro la New Team. Anche voi ci avete perso, quindi avete qualcosa in comune. Lasciati vincere, attenzione. Vabbè, abbiamo qualche possibilità. Per non salire troppo in classifica. Abbiamo qualche possibilità. Va bene ragazzi, andatevi a fare una bella doccia calda, va bene? Ciao ragazzi, ciao ciao.